Beato Pier Giorgio Frassati. Questo secolo, a partire dai primi fondamentali 20 anni, ha messo sempre più in triste evidenza che la scristianizzazione, di cui tutti parlano, non riguarda tanto il deterioramento morale della vita, quanto direttamente la fede. Il disfacimento riguarda il soggetto popolare cristiano, che in quanto tale non si sente più responsabile, socialmente e globalmente responsabile, della verità di Cristo e della verità che è Cristo. Di conseguenza, per non aver sufficientemente badato a questo, per aver trascurato che la fede ricevuta in dono si facesse cultura, impegnasse cioè l'anima stessa della società, ogni altro sforzo di risanamento etico e di impegno caritativo non è stato in grado di impedire la scristianizzazione del nostro popolo. La tragedia è consistita in questo: che ciò che pur esplodeva come carità e apostolato, si pensi a tutto l'immenso lavoro del volontariato laicale, al molteplice impegno sociopolitico dei cristiani e a tutto l'impegno assistenziale messo in atto dalle congregazioni religiose, veniva sistematicamente risucchiato via da una progressiva perdita di fede di tutto il popolo cristiano, senza distinzioni apprezzabili, devastando persino lo stesso mondo religioso e teologico. Sono contraddizioni storiche su cui spesso ci si rifiuta ostinatamente di interrogarsi, per una sorta di complesso di colpa che si preferisce censurare. Il tentativo più penoso di rimozione è quello di chi vuole attribuire questa sconfitta a un'opera di necessaria purificazione, al fatto cioè che i cristiani han dovuto imparare a distinguere tra chiesa e mondo, natura e grazia, fede e ragione, vocazione ecclesiale e vocazione laicale, cristianesimo e politica. Non possiamo qui dimostrare l'inconsistenza suicida di queste spiegazioni e di queste scuse, divenute peraltro ostinato patrimonio comune. Ciò ha provocato anche dei tentativi paradossali. C'è chi cerca oggi, tra i santi, alcuni campioni di laicità cristiana, ma quando pensa di averli trovati, è poi costretto a manipolarli per far coincidere la vita e l'esperienza di questi nuovi santi con le proprie distinzioni ideologicamente prefabbricate. Se poi si va a guardare nei fatti, ci si accorge che di tante distinzioni divenute oggi di moda, questi santi sono completamente ignari, anzi le trascurano allegramente, e che la loro vita è una continua contestazione di chi crede che laicità cristiana voglia dire realizzare sapienti equilibri e sapienti trasfusioni tra appartenenza al mondo e appartenenza alla Chiesa. È ciò che abbiamo visto nei riguardi di San Giuseppe Moscati, è ciò che accade con Pier Giorgio Frassati, beatificato il 20 maggio 1990. Una tra le più recenti biografie che gli sono state dedicate si conclude praticamente con queste parole: Pier Giorgio semplicemente si era comportato da laico nella Chiesa e da cristiano nel mondo. Quattro concetti incrociati per collocare esistenzialmente una sola persona,
la quale, oltretutto, si sarebbe molto meravigliata di un simile linguaggio. La verità è che il giovane Frassati ha compreso la sua laicità cristiana in un modo che è esattamente agli antipodi di ciò che oggi intenderebbero o vorrebbero alcuni che si presentano come eredi della sua memoria. Non ci resta che raccontare, andando alla prova dei fatti, i quali dimostrano con sconcertante evidenza che il termine laico e il termine cristiano si equivalgono in maniera assoluta per la persona del battezzato, quando costui non abbia ricevuto una particolare vocazione ministeriale o di speciale consacrazione, che esigono queste di essere ulteriormente precisate. Pier Giorgio nasce a Torino il sabato santo 6 aprile del 1901 da una ricca famiglia borghese di stampo liberale. La madre, Adelaide Ametis, è una nota pittrice. Il padre, Alfredo Frassati, nel 1895, a poco più di 26 anni, ha fondato il quotidiano La Stampa. Nel 1913 è il più giovane senatore del regno e nel 1922 è ambasciatore d'Italia a Berlino. Insomma, i Frassati sono allora una delle tre o quattro famiglie che contano in quella Torino che si va trasformando in metropoli ricca di industrie e soggetta a massicce immigrazioni operaie. Ma se la situazione della famiglia è confortevole e stimolante dal punto di vista del prestigio sociale, essa è invece triste dal punto di vista dei legami affettivi. Padre e madre vivono un accordo difficile e assai formale, mantenuto unicamente per il decoro e per i figli. Il papà è sempre occupato altrove, tra i grandi problemi del giornale e della vita pubblica. La mamma si ripaga con brillanti relazioni sociali e con un sistema educativo rigido e freddo. I testimoni la definiscono come una donna moderna, in anticipo perfino sul suo tempo, per l'estrema liberalità delle idee. Liberalità che comunque non riguarda i figli. Luciana, la sorella ancora vivente di Pier Giorgio, ha raccontato che la loro infanzia, mai veramente vissuta, trascorse come un maldefinito incubo in quella vasta casa signorile che a volte sembrava una triste caserma. Per decenni è stato di moda presentare questo santo giovane universitario come modello di freschezza e di purezza, di gioia di vivere, di vigore fisico e spirituale e di ricca generosità verso i meno privilegiati, nonché di impetuoso impegno sociopolitico. Ma si sono trascurati e taciuti troppo gli aspetti di passione e di crocifissione, quelli che soli permettono di vivere come risorti, che stanno sullo sfondo quotidiano della sua vita e della sua morte. Torniamo per ora agli inizi del suo itinerario spirituale. La famiglia gli trasmise soprattutto un sistema di regole e di doveri, il che in se stesso non è certo un male, ma può essere piuttosto triste. Sistema che, attraverso la madre, si riallacciava a una comprensione genericamente cristiana della vita, mentre attraverso il padre si riallacciava a una bontà naturale, priva però di fede. La vita cristiana Pier Giorgio l'assorbì immergendosi spontaneamente e per scelta personale nelle acque vive che la Chiesa di allora gli offriva. Di quella Chiesa
nella quale non mancavano limiti e problemi, egli si sentì parte, membro attivo, tralcio attaccato alla vite, come dice il Vangelo, in cui sempre scorre buona linfa. Si resterebbe sorpresi a elencare tutte le associazioni a cui Pier Giorgio volle iscriversi, spesso contro il parere dei suoi familiari, partecipandovi poi attivamente e assumendovi responsabilità. I nomi di queste associazioni possono sembrarci oggi desueti e pietistici, ma non devono farci dimenticare che allora essi indicavano i nuclei vivi di una chiesa in fermento. Apostolato della preghiera, Lega Eucaristica, Associazione dei Giovani Adoratori Universitari, Congregazione Mariana, Terz'Ordine Domenicano e altre ancora. E queste sono soltanto alcune appartenenze attraverso le quali egli si educò soprattutto alla preghiera, cioè a possedere un cuore cristiano, una memoria, un desiderio, una mendicanza assoluta del suo essere. Potremmo dedicarci a descrivere le pratiche e gli impegni che quelle associazioni comportavano, ma l'aspetto più importante è di osservare che la sua persona non si perdeva né si frantumava in mille piccoli pezzi o in mille piccole devozioncelle, ma si strutturava integralmente in modo da non lasciare spazi vuoti o deboli o meschini. Soprattutto, ogni cosa aveva al centro la comunione quotidiana. «Sei un bigotto?» gli chiese un giorno qualcuno in università. Così allora si ingiuriavano i credenti, sia dal versante massonico liberale che da quello fascista che da quello socialcomunista. «No», rispose Pier Giorgio, restituendo il colpo con bontà, ma con altrettanta fermezza. No, io sono rimasto cristiano. Infatti, tutta quella preghiera generava in lui una passione certa per tutta la realtà ed egli, con la stessa intensità, viveva il dovere e il piacere di appartenere ugualmente ad associazioni culturali, sportive, sociali, politiche, fino a quel Partito Popolare che allora nasceva come speranza per l'impegno e l'identità anche politica dei credenti. Nel settembre 1921 a Roma si tiene il Congresso Nazionale della Gioventù Cattolica Italiana nel 50° anniversario della fondazione. Sono presenti più di 3.000 giovani. La messa di domenica 4 settembre è prevista al Colosseo, dove convergono le schiere provenienti da tutta Italia, ogni gruppo con la sua bandiera. Ma la liberal massonica questura fece trovare schierate le guardie a cavallo per impedire la celebrazione e i giovani furono costretti a rifluire a Piazza San Pietro, dove la celebrazione poté aver luogo sul sagrato, seguita poi da un'udienza nei giardini vaticani. Quando poi dal Vaticano i giovani decisero di recarsi all'altare della patria, al canto alternato di Fratelli d'Italia e Noi vogliamo Dio, la questura decise ancora di disperdere a forza il corteo. L'indomani i giovani cattolici dovevano nuovamente recarsi a San Pietro e Pier Giorgio con i suoi riattraversò la città portando in trionfo i mozziconi di bandiera spezzata e strappata a cui aveva appeso un grande cartello con la scritta «Tricolore sfregiato per ordine del governo». Un fatto progressista, come si vede. Comunque se ne parlò in tutta Italia. L'anno seguente venne varata la legge che proibiva l'insegnamento religioso nelle scuole.
proprio mentre a livello associativo cattolico ci si lamentava della deplorevole disorganizzazione degli studenti. A Torino, Pier Giorgio scrisse una lettera ai soci del circolo Milites Maria, cui egli apparteneva come delegato degli studenti, e scrisse: «I nostri giovani hanno bisogno di una speciale istruzione, adatta alle loro forze, e di una solida base apologetica per far fronte ai continui pericoli ai quali sono esposti frequentando le scuole pubbliche purtroppo molto corrotte. Noi, che per grazia di Dio siamo cattolici, non dobbiamo sciupare le nostre vite. Noi dobbiamo temprarci per essere pronti a sostenere le lotte che dovremo certamente combattere per il compimento del nostro programma». Pier Giorgio chiede esplicitamente preghiera continua, organizzazione e disciplina, sacrificio delle nostre persone e di noi stessi, e offrì la possibilità di un dopo scuola dove gli studenti completeranno quella cultura che ora la scuola statale così poco seria non può dare, e nello stesso tempo saranno istruiti nelle questioni religiose e filosofiche. Sul finire di quello stesso anno, la Fuci espose nella sua bacheca al Politecnico l'avviso per una adorazione notturna all'Eucaristia. Evidentemente l'avviso sporgeva tra i mille avvisi multicolori che nelle altre bacheche parlavano di danze, veglioni e divertimenti. E così gli anticlericali decisero democraticamente di andare a strapparlo. E la voce si sparse. Racconta un amico: «Ricordo Pier Giorgio ritto davanti alla bacheca con un bastone in mano e attorno una canea urlante di 100 studenti. Insulti, minacce, percosse non valsero a smuoverlo. Il numero ebbe però il sopravvento. La bacheca andò in pezzi e l'avviso fu bruciato». Comunque, la distruzione delle bacheche e degli avvisi era divenuta un vizio, dato che se ne incaricavano puntualmente gli anticlericali del circolo Giordano Bruno. Più di un fucino, già allora, parlava della necessità di mantenere buoni rapporti e di intavolare trattative. Frassati non ammetteva mezzi termini. «Io farei a pugni. Abbiamo o no il diritto di difendere la nostra bacheca, o soltanto loro hanno il diritto di romperla?» Gli altri sostenevano che non era comunque possibile star lì a far continuamente la guardia, ma Pier Giorgio era sbrigativo. «Io dico che bisogna dare una lezione». In un'altra occasione, per le feste pasquali, aveva fatto affiggere nel cortile dell'università un avviso sacro. Lo strapparono. Pier Giorgio lo ricopiò a mano e lo rimise con progressione geometrica fino a raggiungere il numero di 64 copie. Fin dagli inizi del 1920, quando cominciarono le agitazioni operaie, accompagnava come guardia del corpo nei sobborghi rossi di Torino un frate domenicano che andava a parlare ai giovani operai tra bolscevichi urlanti e minacciosi, e non di rado, per difenderlo, si finiva per venire alle mani. In tempo di elezioni politiche passava notti intere girando con un'automobile piena di manifesti, volantini e stampati, e tenendo sul predellino due grosse pignatte traboccanti di colla e attacchinando nei punti più caldi della città, non senza subire aggressioni e organizzando le opportune difese, e non senza divertirsi. Quando poi si scatenarono le squadre fasciste, l'opposizione di Pier Giorgio sarà così determinata che la sua stessa casa sarà presa di mira. Una domenica, mentre egli sta pranzando solo con la madre, una squadra irrompe in casa
munita di sfollagente a palle di piombo rivestite di cuoio, e comincia a fracassare le specchiere dell'anticamera e i mobili che capitano a tiro. Pier Giorgio riesce a strappare ad uno lo sfollagente e a metterli in fuga. La notizia dell'episodio viene riportata perfino dalla stampa estera. Soffriva soprattutto perché incominciava a scoprire la debolezza di quel Partito Popolare in cui aveva tanto sperato. Vi si era iscritto già alla sua fondazione e lo propagandava senza paura. Era convinto che il partito sarebbe stato veramente popolare quando fosse stato sostenuto da folte masse aderenti alle organizzazioni professionali cristiane. Un amico racconta che quando ne parlava, Pier Giorgio dimostrava di amarlo perché lo sentiva come conseguenza sociale della sua fede. Con l'avvento del fascismo era umiliato dal dover constatare la debolezza e il trasformismo di molti aderenti del Partito Popolare, ma a differenza di tanti vi restò tenacemente attaccato, con le ultime speranze, con gli ultimi pensieri, con le ultime volontà. Quando il direttore del Popolo, Giuseppe Donati, dovette partire per l'esilio, al confine per salutarlo e stringergli la mano, sfidando gli occhi della polizia fascista, c'era solo Pier Giorgio. Lo stesso Donati scrisse poi: «In lui io vidi l'ultimo amico della patria che lasciavo». E Pier Giorgio sarebbe morto 3 mesi dopo. Dal punto di vista sociale e politico, lo angustiava la scarsa intelligenza di fede di molti membri delle associazioni cattoliche, cioè la mancanza di uno sguardo di fede applicato alla realtà con amore intelligente. Già nel 1921, partecipando al congresso nazionale della FUCI a Ravenna, aveva proposto e difeso la tesi dello scioglimento della FUCI per farla confluire in una più ampia gioventù cattolica che mettesse assieme intellettuali, lavoratori, studenti e gente semplice. Trovò opposizione nell'assistente ecclesiastico della FUCI, ma non se ne diede per inteso. Si era appassionato all'associazione internazionale Pax Romana, che legava gli universitari cattolici di tutte le nazioni, e di un suo convegno tenutosi a Torino volle essere l'organizzatore. Tutti questi accenni non devono far dimenticare che si tratta di uno studente universitario alle prese con esami continui e difficili, che egli si impegna a superare con risultati abbastanza buoni, ma con notevole fatica. Per riuscire doveva applicarsi a lungo, e non era eccezionalmente dotato. Eppure anche il suo studio veniva illuminato di carità e di fede, se si pensa che tra tutte le possibilità che gli erano offerte, ed erano notevoli, data la sua condizione sociale, aveva preferito iscriversi alla facoltà di ingegneria mineraria, perché durante un suo soggiorno in Germania aveva constatato la particolare gravità delle condizioni di lavoro degli operai del settore. «Io voglio in miniera aiutare la mia gente, e questo lo posso fare meglio da laico che da prete, perché da noi i sacerdoti non sono a contatto con il popolo». Così egli spiegava il campo di studi che aveva scelto a Louise Rainer, la madre del celebre teologo, nella cui casa soggiornò per un certo tempo. Diceva di voler diventare minatore tra i minatori. C'è ancora un aspetto della sua vita che dobbiamo descrivere, quello più noto, ma che ora, nel quadro più ampio che abbiamo delineato, trova la sua giusta collocazione. Si tratta di quel volontariato della carità,
a cui Pier Giorgio si dedicò costantemente, immergendosi nella più viva tradizione dei santi sociali della sua terra, Don Bosco, Cottolengo, Orione. La sorella Luciana ha rivelato che la situazione era più umiliante di quanto non ci si immaginasse. A casa Pier Giorgio passava per uno sciocco e lo tenevano piuttosto a corto di quattrini. Per poter dare agli altri, egli doveva spesso privarsi non del superfluo, ma del necessario. Che cosa abbia fatto per le numerose famiglie povere di cui si curava come membro della San Vincenzo, risulta da 1000 episodi pieni di carità e da 1000 testimonianze riconoscenti. Non era d'altra parte la sua una carità ottusa. Dare è bello, diceva, ma ancor più bello è mettere i poveri in condizione di lavorare. Sapeva bene che la carità era anzitutto una questione di giustizia sociale. Si discuteva, narra un amico, di certi patti colonici. Egli sosteneva che la terra è dei contadini e va data a chi la lavora. Impulsivamente esclamai: «Ma tu, che sei padrone di terre, lo faresti?» Mi guardò e mi disse in poche parole: «Non sono mie, io lo farei subito». La coscienza con cui intanto egli agiva, sollevando come poteva la miseria dei poveri, col suo stesso fisico sudore, emergeva quando doveva convincere altri a partecipare alla sua impresa. Racconta un amico: «Un giorno cercò di convincermi a far parte della San Vincenzo. Alla mia difficoltà, che non mi sentivo il coraggio di entrare nelle case sporche e puzzolenti dei poveri, dove potevo prendere qualche malattia, egli con tutta semplicità mi rispose che visitare i poveri era visitare Gesù Cristo. Diceva: «Intorno all'infermo, al miserabile, intorno al disgraziato, io vedo una luce che non abbiamo noi». Che frequentando i tuguri dei poveri si potesse andare incontro a qualche grave malattia non era un modo di dire. E difatti Pier Giorgio si ammalò nella maniera più terribile. Nonostante avesse un fisico temperato dallo sport, contrasse durante una delle sue visite la poliomielite fulminante che lo distrusse in una settimana. Fu una settimana di passione. Prima di raccontarla brevemente, rivediamo l'immagine che ci è stata tramandata di questo giovane universitario, borghese, aperto, sano, gioviale, appassionato di montagna e di sci, rumoroso nelle feste, animatore di una sana goliardia. Aveva fondato una società dei tipi loschi con tanto di statuto. Tutto ciò non era una facciata, era la sua natura. Eppure questa stessa natura, senza dissociazioni, senza alti e bassi, senza mutevolezze di carattere, era anche profondamente seria, temprata dalla sofferenza propria e altrui. Tra le sue sofferenze più laceranti dobbiamo anche ricordare l'amore profondo per una ragazza di umili condizioni, amore a cui si sentì moralmente costretto a rinunciare quando si accorse che la sua scelta, per i pregiudizi della famiglia, non sarebbe stata mai accettata. Comprese anzi che una sua eventuale insistenza avrebbe provocato la definitiva rottura del legame tra i suoi genitori. Dio gli suggerì nel profondo del cuore, e dobbiamo leggere l'episodio nell'insieme della sua breve vita. Senza saperlo, Pier Giorgio era già un passo dalla morte, di non cercare la sua felicità a prezzo della salvezza dei suoi genitori. «Non posso distruggere una famiglia», diceva, «per formarne un'altra. Mi sacrificherò io».
Il 30 giugno 1925, tornando dal suo solito giro di carità, Pier Giorgio cominciò ad accusare emicrania e inappetenza. Non gli badò nessuno. In quei giorni si andava spegnendo la sua vecchia nonna e quel giovanotto alto e muscoloso, a cui non si badava mai troppo perché era troppo buono, con le sue febbri inopportune infastidiva. Pier Giorgio cominciò a morire, sentendo il suo giovane corpo distruggersi, mentre la paralisi avanzava progressiva e implacabile, senza che nessuno gli badasse. La nonna morente continuava a polarizzare su di sé l'attenzione della famiglia, la stanchezza fisica e il logoramento psicologico di tutti i familiari. A Pier Giorgio si faceva gentilmente capire di non seccare con i suoi malanni da niente, quando c'erano già abbastanza guai in casa, e quando avrebbe fatto meglio a studiare per finire quegli esami che si trascinava da un po' troppo tempo. Così egli, umile e mansueto, affrontò da solo i sintomi del male terribile, della cui gravità lui stesso non si rendeva completamente conto, e l'angoscia di ciò che gli accadeva, senza poterne nemmeno parlare, dato che ogni tentativo veniva stroncato sul nascere con inconsapevole crudeltà. Quando i genitori atterriti si accorsero di ciò che stava accadendo sotto i loro occhi, era troppo tardi. Il siero fatto venire frettolosamente ed eccezionalmente dall'Istituto Pasteur di Parigi arrivò quando ormai non poteva più giovargli. L'ultimo giorno di vita, alla sorella Luciana, Pier Giorgio chiese di andare a prendere nel suo studio una scatola di iniezioni che non aveva potuto recapitare a uno dei suoi poveri e volle scrivere un biglietto con le indicazioni e l'indirizzo necessari. È un biglietto che esprime visivamente la tragedia. Lo volle scrivere ad ogni costo con le sue stesse mani, già tormentate dalla paralisi. E ne risultò un groviglio quasi inestricabile di righe e di lettere. È il suo testamento, le ultime energie per l'ultima carità. I funerali furono un accorrere di amici e soprattutto di poveri. I primi a restare allibiti al vederlo tanto amato e tanto noto furono i suoi stessi familiari, che per la prima volta capivano dove Pier Giorgio avesse veramente abitato nei suoi pochi anni di vita, nonostante avesse una casa confortevole e ricca nella quale arrivava sempre in ritardo. Di lui resta questa splendida confessione: ogni giorno di più comprendo quale grazia sia l'essere cattolici. Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere lotta per la verità, non è vivere, ma vivacchiare. Anche attraverso ogni disillusione, dobbiamo ricordare che siamo gli unici che possediamo la verità. In un tempo di triste scristianizzazione, in un tempo di nuova e gioiosa evangelizzazione, abbiamo bisogno di uomini così persuasi